Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio il cenè per tutti i mesi del mese di marzo in collaborazione con Tania. Ciao bellissima. Allora, noi collaboriamo ormai da mesi, credo dall'inizio quasi del mio canale, e quindi insomma, se volete, se ancora non la conoscete, andate a vedere Cenè per tutti i mesi del mese scorso, comunque andate nel suo canale, di cui sotto vi metto il link al, insomma, al canale e al video. Quindi ciao Tania, iniziamo subito perché veramente sono tante domande e ci sono tante novità, insomma vi faccio vedere cosa ho combinato un po' questo mese. E allora, la prima cosa di cui voglio parlarvi è la canzone del mese. Allora ragazze, questo mese è stata un'ossessione. Allora, adesso mi rivolgo a una di voi, Stefania, ciao bellissima. È una ragazza che mi scrive sempre, insomma, quando sotto questi video, quando parlo di qualcosa di musica classica, perché lei è un'intenditrice e quindi mi può capire. Cioè, Stefania, questo mese sono andata in fissa con Schubert, e in particolare adesso ti faccio vedere questo è un LP, perché io ho anche un giradischi di quelli vecchi, mi piace tantissimo avere questi dischi vecchi, e in particolare di Schubert con i quartetti, il quartetto La morte e la fanciulla, l'ho sentito tipo 10 volte. Beh, prima l'ho sentito al conservatorio quando sono andata, insomma, a un concerto di musica classica. Già lo conoscevo, però poi sono entrata in fissa. In particolare mi piace tantissimo il secondo movimento. Mi piace tantissimo il secondo movimento, quando c'è proprio l'insistenza di quel tema del violoncello, che secondo me è anche un po' inquietante. Comunque ragazzi, per chi di voi non lo conoscesse, di Schubert, il quartetto La morte e la fanciulla, andatevelo a ascoltare perché merita tantissimo. Voglio sapere, Stefania, tu cosa ne pensi, scrivimelo sotto, comunque mandami un messaggio, perché a me piace tantissimo, ma proprio è uno di quei temi che ti rimangono in testa per giorni, non lo so, e quindi wow, super super wow. Bene, poi profumo del mese. Allora, profumo del mese, sto amando tantissimo questo qua di Bottega Verde, ve l'avevo già fatto vedere, forse si chiama Lady Noir, è buonissimo, non so se adesso lo fanno ancora, credo di sì, magari avranno cambiato sicuramente il packaging. Questo aveva un packaging particolare, perché qui nella parte superiore, cioè, si poteva aprire questa parte e all'interno c'era una collana di finte perle che ho da qualche parte, comunque l'idea è molto molto carina. Adesso me lo spruzzo per rinfrescarmi la memoria. Ma ragazzi, è buonissimo, è un profumo che non ha età, può essere da ragazza giovane come da signora anche di una certa età, quindi provatevelo in negozio, è uno tra i miei preferiti di Bottega Verde, Lady Noir. Poi, allora, fin del mese sono stata al cinema, mi è piaciuto tantissimo il film Suite francese, vi metto la locandina qui. E niente, andate a vederlo se non l'avete visto, perché secondo me è molto bello come film. Poi, accessori del mese. Ah, Guido mi ha regalato questi orecchini, ve li ho messi per il video perché erano in tinta con questo maglioncino di Forever 21, che sto mettendo molto in questo periodo perché tra l'altro mi piace proprio come colore, il verde acqua. E mi ha regalato questi orecchini, magari vi metto la foto. Praticamente sono degli specie di pulcini, non so bene che animaletti sono, degli uccellini, e sotto hanno la pallina verde acqua. È stato dolcissimo, un giorno così è tornata a casa con questo pensierino, senza motivo poi, ma lui è sempre dolce. E quindi grazie Guido. E poi ovviamente relazione, sto con il mio dolcissimo Guido. Per quanto riguarda l'università vi aggiorno un attimo, finalmente sono uscite le date della laurea, ma io per scaramanzia non vi dico la data in cui insomma sarò, non sarà fra tantissimo tempo, mi manca ancora da ultimare un capitolo della tesi, lo so ragazzi, sono un disastro fino all'ultimo lì a lavorare, infatti guardo dietro e vedo tutto quello che mi aspetta dopo che avrò finito di registrare questo video, quindi preferisco sicuramente stare qui a parlare con voi. Comunque no, procede abbastanza bene, mi deve leggere ancora un capitolo il professore e poi dopo la darò al correlatore, è diciamo lui che mi spaventa ancora di più perché è quello che deve muovere le critiche, no? Ma non stiamo qui ad annoiarci con la tesi.
Allora, cibo del mese, ragazze, non ho cucinato tantissimo in questo mese, anche se vi ho fatto una video ricetta. Vabbè, comunque ho mangiato schifezze. Le schifezze del mese sono gli Smarties. Non so se avete visto che da un po' che hanno cambiato le confezioni. A me piacevano più quelli di una volta con il tubetto tondo. Beh, io mangio Smarties in quantità industriale, quindi questi sono quelli che ho mangiato stamattina, un pacchetto intero, poi li distruggo. E poi mi sono piaciuti tantissimo questi biscotti, questi, ma che si chiamano? Sì, queste cialde di pane con la Nutella. Ho visto che a Chiara, ciao bella, non sono piaciute, ma a me invece piacciono un sacco, ragazzi. E secondo me, insomma, è una bella idea, soprattutto da portarsi dietro. Perché c'è questa cialda, non è super super croccante, però abbastanza croccante. All'interno c'è la Nutella con degli altri piccoli pezzi di cialda. Quindi se non li avete provati, provateli. Oppure se li avete provati, scrivetemi se vi piacciono, perché a me piacciono un sacco. Poi, allora, scarpe del mese, a quelle non le ho portate qua. Comunque sono ballerine, vai con le ballerine. Anche questo mese... sì, ballerine. E poi sto cominciando anche a mettere le Converse. Magari scrivetemi se vi interesserebbe un video su come indosso le Converse, perché ne ho diverse e non so, mi piacerebbe confrontarmi con voi su come le indosso io, come le indossate voi, per creare anche nuovi outfit. Vabbè, comunque parentesi. Poi capo di abbigliamento del mese, allora sto mettendo tantissimo questo giubbottino in similpelle rosa. Questo qua l'avevo preso da Bershka con i saldi. Vedete, è un pochino trapuntato, per questa stagione secondo me va bene. È questo rosa cipria, stupendo. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il collo un po' da motociclista, però io ovvio la cosa mettendoci una bella sciarpa ampia e quindi non si vede tanto. Mi piace molto. Questo qua l'avevo pagato in saldo solo 13 euro, cioè super super affare. Poi, borsa del mese. Allora, borsa del mese, anche questa sto usando una borsa che avevo preso con i saldi e che non avevo più utilizzato. È questa bellissima borsa di Carpisa, molto molto ampia, tant'è che ci sta dentro anche il computer, quindi io me la porto in università. Ah, tra l'altro, ragazze, scusate se salto da una cosa all'altra, ho comprato il computer nuovo, ve lo faccio vedere giusto perché qua. È questo qua dell'HP, il colore è favoloso secondo me, questo blu. Tra l'altro il colore preferito di Davide, mio fratello, infatti me lo invidia un sacco. E questo blu è un 13 pollici dell'HP e è molto molto leggero. L'ho preso perché costava poco, perché io ho altri due portatili, però veramente sono mezzi distrutti, uno lo devo buttare via. E secondo me da portarsi dietro in università è ottimo. E poi aveva dentro anche incluso come programma Office per un anno, quindi non ho dovuto neanche comprare Office, era già tutto incluso, perché io odio Open Office, non lo so, non lo riesco a usare, non mi piace, mi cambia sempre la formattazione, quindi insomma mi piace Word e ho sempre usato Word e sono abituata con quello. Beh, comunque ve lo faccio vedere un attimo, adesso avrà tutto lo schermo sporco. Comunque è così, vedete qua anche la tastiera è tutta azzurra, cioè quando l'ho visto ho detto wow, questo deve essere mio. E non costa neanche tanto, ve lo assicuro. Quindi ho preso un computer, insomma ho fatto un bel po' di shopping in questo mese. Poi, trucco del mese, non è che ci sia un trucco del mese, più che altro il rossetto, il far. E, sì, ecco, per truccarmi ho usato tantissimo la Naked Basic 2 che mi ha regalato Yuri, ciao tesoro, veramente c'è, cioè, un regalo super super azzeccato. Ve la faccio vedere un attimo, ma sicuramente la conoscete, l'ho già distrutta tutta perché l'ho usata tantissimo. In particolare mi piace tantissimo il colore cover, questo qua, questo colore qua. Comunque sono tutti portabilissimi, io ve la consiglio perché per il trucco di tutti i giorni è veramente il top, quindi consigliatissima. E poi ecco questo pennello, ho usato tantissimo per mettere il far, questo pennello qua che avevo preso della Essence, e devo dire che mi ci trovo molto molto bene, quindi anche questo è uno dei prodotti preferiti del mese. Poi per i capelli ho usato un altro degli shampoo della Biopoint, in particolare questo qua azzurro, perché ho finito il mio verde, quello lisciante, no? Non lo trovo più, ragazze, non lo so, magari è perché all'Esselunga
non arriva. Beh, comunque ho provato a prendere questo qua azzurro che è quello dedicato per uso frequente. Ragazzi, lo sto usando anche Guido e ci troviamo entrambi benissimo. Quindi stra consigliato, lo trovate all'Estée Lunga, costa circa sui 6 euro, non lo so, giù di lì. A volte lo mettono anche in offerta e comunque sono 400 ml. Quindi questo stra consigliato, poi io lo uso con la maschera, quella al cocco della Milmil. Questo. Invece per i Doccia Time sto usando in questa settimana, perché poi ne consumiamo tantissimo, questo bagno doccia all'iris bianco di Bottega Verde. Ecco. Poi, cosa mi manca da farvi vedere? Smalto del mese. Smalto del mese, direi questo colore molto nude, quasi un color, un bianco sporco della Essence, e si chiama Ice Ice Baby. Bellissimo. È proprio un colore, ma non so se è proprio ghiaccio, beh, comunque è un color crema, ecco. Secondo me è bellissimo. Ovviamente sulle mani adesso non ce l'ho perché... Insomma, suonando il piano, lo metto, lo tolgo. Invece sui piedi ce l'ho, vi assicuro, ragazze. Però ne ho un altro, quindi non posso farvelo vedere. Comunque, smalto preferito del mese è questo. Poi, allora, direi, foto del mese... allora, per Pasqua, anche se era già all'inizio di aprile, però... siamo state al mare, magari vi metto una foto dell'isola Palmaria. O comunque una foto del mare o di Porto Venere. Credo di Porto Venere, comunque vi metterò una foto. Libro del mese, ragazzi. Allora, alla ricerca di una bella citazione da mettere all'inizio della mia tesi, ho riletto di Umberto Eco Il nome della rosa, perché non volevo mettere le classiche citazioni dai classici. Volevo mettere qualcosa di particolare, ho trovato una citazione ad hoc e magari ve la farò vedere più avanti quando mi sarò laureata, e speriamo che piaccia anche al mio insegnante, perché a molti Eco non piace, soprattutto nell'ambito accademico, perché non lo so perché non piace, ma a me piace tantissimo, tant'è che voglio leggere tutti gli altri romanzi che ha scritto che non ho ancora letto. Comunque Il nome della rosa ve lo consiglio tantissimo, ambientato nel Medioevo. Hanno fatto anche il film, quindi insomma, se volete avere un'idea, magari guardatevi il film. Ma io vi consiglio sempre di iniziare prima dal libro. Questa è una vecchia edizione di quando ero più piccola, infatti non è una lettura, ma è una rilettura. Alla ricerca della citazione. Comunque, questo stra consigliato. Ho finito, ragazzi, continuo a chiudersi il quaderno. Applicazione del mese, oddio, ho qui il cellulare. Tra l'altro, ragazze, per il mio cellulare, che è un po', insomma, non è un iPhone, perché non perché io non possa permettermelo, ma veramente non ci tengo ad avere un cellulare che hanno tutti, anche se fa delle cose super super wow, non ci tengo, non so, sono fatta così, ragazze, sono fatta male. Ho preso diverse cover su AliExpress, in particolare mi piace tantissimo questa qua, guardate che bella. Ha tutta una specie di ramage, non so bene qua, un motivo, sembra quello delle tende. Bellissimo. E non c'è un'applicazione del mese, credo WhatsApp anche questo mese. E quindi direi basta, ragazze, vi ho detto tutto, ho parlato fin troppo. Allora, un bacio grossissimo a Tania, adesso vengo a vedere il tuo video. Insomma, lei è bravissima, ragazzi, andate a vedere Tania, cioè veramente merita tantissimo, il suo canale secondo me deve crescere ancora tanto, e perché merita, è una bravissima ragazza, fa dei trucchi spettacolari, poi lei è veramente dolce, sempre gentilissima, e quindi insomma andate a trovarla, cosa vi costa andare a vedere il suo canale. Comunque niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.